E ora usciamo per un attimo dall'oggi e ci proiettiamo con Mario in un passato recente della nostra storia, con la tua parola, che è la parola espiazione. E per introdurla, noi vediamo questo video d'epoca. 14 aprile 1975. Un gruppo di militanti di Potere Operaio, formato da Carlo Fioroni, Maria Cristina Cazzaniga e Franco Prampolini, insieme ad esponenti della malavita, rapisce a Milano l'ingegnere Carlo Saronio, discendente di una famiglia di industriali. L'intento dei rapitori è di chiedere un riscatto miliardario per finanziare le attività del gruppo terroristico. Ma le cose non vanno come previsto. Una dose eccessiva di cloroformio, usato per stordire la vittima, uccide Saronio. I rapitori chiedono comunque il riscatto, che la famiglia, ignara, in parte paga. Allora, Mario è in libreria con un libro che si chiama Quello che non ci dicono, che è già un titolo che così ci mette molta curiosità. Però ecco, la storia di questo Carlo, ecco, come è entrato questo Carlo nella tua vita? Perché hai deciso di Io di fare un questo libro Carlo su di lui? su cui ho scritto questo libro non sapevo nulla. Carlo arriva nella mia vita perché un anno fa ricevo un messaggio su Facebook da un missionario italiano che sta nel deserto algerino, che mi parla di un suo zio, cioè il fratello di sua madre, che nel 1975 a 25 anni venne rapito e ucciso. Ed era lui. E mi dice: io vorrei parlarti di questo Carlo che è completamente dimenticato. Era una storia politica degli anni 70, mi piacerebbe che tu mi aiutassi a parlarne. Io gli rispondo che francamente degli anni 70 Abbiamo già dato, come si ho già dato, ho scritto di mio padre, della storia del terrorismo e che non me la sento più di occuparmene. Lui va avanti a scrivermi e verso Natale mi parla e mi racconta la storia di sua cugina Marta, cioè mi racconta che questo ragazzo di 25 anni ha avuto una bambina. E questa bambina perché? Perché la fidanzata di Carlo, scoprì una settimana dopo il rapimento di essere incinta. E la sera del 24 dicembre del 75, pensa che storia, nasce questa notte bambina. di Natale, Una bambina di cui non si sa, io ho cercato notizie di lei sui giornali, nessuno sapeva che avesse avuto una figlia questo ragazzo, neanche lui lo sapeva quando è stato rapito. E allora questa ragazza io l'ho incontrata e lei mi ha raccontato che la madre, che era una donna giovanissima, per il dolore, la fatica di andare avanti, di crescerla da sola, non le ha quasi mai parlato di questo padre, di questo Carlo. E la famiglia di Carlo, che era una delle più ricche famiglie milanesi, abitavano in Corso Venezia, ha completamente rimosso l'argomento che era un tabù. E quindi lei mi ha detto: ascolta, ti posso chiedere una cosa, tu hai scritto questi libri su tuo padre, mi aiuti a scoprire chi era mio padre e la sua storia? Di fronte a questa cosa io non sono più riuscito a Quindi lei non ha dire mai non mi avuto riguarda. rapporti con la famiglia del Li aveva avuti, padre? ma erano rapporti in cui non si parlava mai di questo. Grazie a questo missionario, poi le storie sono complicatissime perché il missionario torna in Italia dall'Algeria perché suo padre muore di Covid in una RSA Piacenza. Lui fa il funerale a suo padre e poi trova, io gli dico: va bene, ok, vi do una mano a cercare questa storia, vediamo cosa troviamo. E lui trova nel sotterraneo, nella cantina della casa di campagna, un armadio pieno di carte e documenti, fotografie, i temi da bambino di Carlo. E scopriamo questa storia, io ho intervistato circa 25 persone che lo conoscevano e trovo che lui, da famiglia ricca, vuole espiare, per quello ho scelto Certo, espiazione, spiazza. questa ricchezza di famiglia che lo imbarazzava e inizia ad andare a fare il doposcuola a Quartoggiaro, ai Perché bambini, scusa, Mario, agli questo è un immigrati. fenomeno, diciamo, anche più giovani, era un fenomeno di quegli anni, cioè chi Sì, nasceva ricco, si sentiva in che colpa aveva per 20 anni questo. negli anni 70 ed era ricco, si sentiva in colpa. Oggi non è più così, oggi No. i ragazzi ricchi... Mettono Sì. su Instagram le loro foto della Cos'è loro successo? ricchezza. Come No, mai era poi... un mondo diverso. C'era un mondo, lui era molto cattolico anche, quindi c'era questo senso di espiazione. E lui conosce un gruppo di amici, tra cui uno che gli diventa un suo caro amico, di Potere Operaio. Erano legati a Tony Negri, inizia a frequentarli. Loro gli chiedono soldi e lui inizia a finanziarli, finché a un certo punto, siamo nel 75, lui dice a questi amici: basta, io soldi non ve ne do più, anche perché vede che loro stanno facendo il salto verso l'estremismo e la lotta armata, si tira fuori e gli amici che cosa pensano? Lo rapiamo, così prendiamo i soldi dalla famiglia. Il rapimento finisce male, lui nel rapimento muore. Allora io ho ricostruito questa storia, poi ti ho raccontato l'antefatto, tutto quello che ho scoperto, chi vuole No, ma una prende il cosa forse la libro possiamo e lo dire, perché legge. poi c'è un cerchio, quello lo possiamo dire, poi leggeremo nel libro tutto, ma c'è un cerchio che si chiude, perché tu a un certo punto No, c'è scopri un che cerchio c'era che si qualcuno che chiude. indagava No, c'è un su cerchio che si chiude quel rapimento. perché questo, E chi no, era? il migliore amico
Il migliore amico aveva collaborato con Feltrinelli ed era, aveva assicurato il furgone che Gian Giacomo Feltrinelli, l'editore, aveva messo una, aveva cercato di far saltare un pilone della, dell'alta corrente a Milano, dell'alta tensione a Segrate, e morì in questa esplosione per un errore. In quel furgone era intestato a un ragazzo che si chiamava Carlo Fioroni, che sarà poi l'amico di Carlo Saronio, il protagonista del mio libro, e sarà quello che lo tradisce. Allora, io sono andato, ho cercato queste cose, sono andato in questura a chiedere all'ultimo rimasto, che è ormai un signore di più di 80 anni, l'ultimo rimasto della questura degli anni 70, a chiedergli: ma come mai voi cercavate questa persona? E lui mi ha detto: no, non lo cercavo io, lo cercava tuo padre. E quindi lì ho avuto i brividi, ho scoperto che questo qui, che tradisce Carlo e lo fa rapire, era ricercato da mio padre, che voleva arrestarlo anni prima. E quindi forse se l'avesse fermato allora, le cose sarebbero andate diversamente. E invece mio padre lo cercava, mio padre stava in questura, e invece Carlo nascondeva questo ragazzo e lo proteggeva nella sua casa in Corso Venezia. E averlo nascosto e protetto poi gli costerà la vita. Beh, insomma, come avete capito, una grande storia, come forse neanche una la fantasia di un grande scrittore sarebbe riuscito a immaginare una storia. No, infatti così. Io ho pensato che se tutto quello che succede nel libro io l'avessi fatto un romanzo, avrebbero detto: hai esagerato. Sì. E invece a un certo punto il titolo, Quello che non ti dicono, nasce perché chiedo a Marta e a suo cugino, questo sacerdote, questo prete: ma perché a questo punto, a un certo punto, vi siete svegliati e adesso volete sapere questa storia? E loro hanno detto: perché per tutta la vita è stato un tabù, e quello che non ti dicono alla fine te lo vai a cercare. Cioè, c'è un momento, tu puoi sopportare nella vita le mezze verità, i silenzi per tantissimo tempo, ma c'è un momento in cui le verità devono venire a galla, e quindi tu devi fare i conti con quella che è la realtà della tua vita. È un tema a cui io sono molto legato, e quindi insomma mi colpisce molto. È un bellissimo libro, come tutti quelli di Mario, ma questo secondo me è qualcosa di veramente forte.